interventi e quindi è opportuno iniziare per tempo. Io mi limito a dare il benvenuto e a ringraziare la professoressa Petra Rudolf per aver accolto il nostro invito. Sappiamo che ha tanti impegni e anche prestigiosi, quindi ci sentiamo davvero onorati di averla qui con noi. La presentazione sarà poi fatta dalla professoressa Grimaldi, quindi io mi limito a dire questo. Volevo però ricordare che la professoressa Rudolf anche in passato ha avuto dei contatti con la scuola superiore. In particolare, mi corregga se sbaglio, è stata correlatrice della tesi di laurea di un ex allievo, Rosario Stornante. Quindi la ringraziamo anche per la disponibilità nei confronti dell'ex allievo. Confidiamo in una, diciamo, collaborazione costante perché siamo davvero contenti. Come dicevo, io non desidero non sottrarre tempo. Quando ho chiesto al professor Angidella, che ringrazio, il coordinatore dell'area scientifica, per aver organizzato l'incontro, ma in che lingua si terrà l'incontro, il professor Angidella mi ha detto: la professoressa Rudolf è una donna eccezionale anche in questo, conosce tutte le lingue. No, E no. allora abbiamo deciso adesso, prima che si avviassero i lavori, che il seminario sarà in inglese, perché ci sono degli ospiti che parlano solo l'inglese, ma vista la mia passione per la lingua tedesca, mi consento soltanto di dirle vielen Dank und gute Konferenz. Grazie professoressa Rudolf e passo la parola al professor Priolo, che è il magnifico rettore. Grazie. Grazie, grazie Marisaria, grazie Presidente. E fatemi dire che per me è davvero un onore e un piacere poter essere qui e introdurre e ascoltare questa conferenza, questa presentazione della Presidente della European Physical Society, appunto Petra Rudolf. È un piacere, fatemi dire, triplo. Innanzitutto è un piacere da rettore poterle davvero dare il benvenuto, seppur a distanza, presso la struttura di eccellenza del nostro Ateneo, la Scuola Superiore di Catania. Ma nello stesso tempo, fatemi dire, è un piacere per me poterlo fare da fisico e ancor di più da solidista. Quindi davvero grazie di essere con noi e fatemi anche fare un particolare complimento alla scuola, al professor Giuseppe Angirella, alla presidente, per queste occasioni di incontro ad altissimo livello per i nostri allievi, per le nostre allieve, per tutti coloro che oggi appunto sono collegati. Vedo che siamo più di 100 per poter seguire la professoressa Rudolf. Tu hai già detto, Marisaria, la presentazione può essere fatta in tutte le lingue, perché appunto ci troviamo di fronte a una vera europea, una europea nel senso più profondo della parola, nata in Germania, studi in Italia, lavora in Olanda, quindi diciamo questo ci fa particolare piacere e particolare piacere anche il tema che viene trattato, che è un tema di interesse per tutti i nostri giovani, perché lo ricordo, la Scuola Superiore di Catania è una scuola in cui questi incontri sono assolutamente interdisciplinari. Quindi, ovviamente sono collegati ragazzi e ragazze di tutte le diverse discipline, perché è importante questa contaminazione dei saperi. E quindi, diciamo, indipendentemente da quello che è il campo specifico di ricerca della professoressa Rudolf, dalla sua esperienza in un ruolo peraltro apicale in Europa, poter comprendere cosa è necessario per una carriera in accademia, è particolarmente significativo questo titolo, A PhD is not enough.
non è mai sufficiente, devi andare ovviamente oltre, no? E cosa fare per andare oltre, come andare oltre, come appunto acquisire esperienze che senz'altro i nostri ragazzi lo sanno bene, devono comprendere una mobilità internazionale, una esperienza in più luoghi e tante volte, ci tengo sempre a dirlo, un'esperienza in più luoghi non tanto perché il luogo che lasci sia peggio del luogo dove vai, ma perché girando si hanno connessioni, si vedono modi diversi di lavorare, esperienze diverse, poi molto spesso, peraltro, si può anche ovviamente tornare. Io mi fermo qui anche perché la presentazione del profilo di Petra Rudolph è affidata al direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Maria Grazia Grimaldi, con un ultimo piccolo tocco. Mi auguro che, e sono certo che nella presentazione ci saranno anche consigli per come appunto andare avanti cercando, e noi nell'Ateneo ci proviamo in tutti i modi, una opportuna parità di genere. E mi sembra che sia particolarmente significativo oggi che abbiamo una presidente della Scuola Superiore donna, un direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia donna e la presidente della European Physical Society donna. Mi fa particolare piacere, io mi fermo qui e ascolterò volentieri e molto volentieri tutta questa relazione, ringraziando ancora Petra Rudolph per essere con noi e sperando di poterla avere in presenza appena questo sarà possibile. Grazie, grazie. Va bene, grazie Francesco. Allora, a questo punto ho il piacere e l'onore di presentare Petra, che appunto, come diceva Francesco, la sento molto vicina perché è una donna che ha svolto un lavoro eccellente e che svolge tuttora un lavoro eccellente nel campo della fisica dei materiali sperimentale, che si è mossa, che appunto, come diceva Francesco, ha un aspetto assolutamente europeo, perché si è mossa, appunto, nata in Germania, ha studiato in Italia, poi si è spostata in Olanda e adesso attualmente ha ricoperto numerose cariche, è stata per esempio presidente della società di fisica belga nel 2000-2001, ha ricevuto nel 2007 il premio Descartes per i suoi lavori sulle macchine molecolari. E essenzialmente tutto è partito da Roma, dove ha preso la laurea, e successivamente, dopo la laurea, si è spostata appunto a lavorare in Belgio, dove ha svolto il suo dottorato. La cosa attualmente Petra è presidente della IMRS e mi piace notare qui che c'è un duplice, cioè sono due punti di contatto fra Petra e Francesco, perché entrambi sono stati presidenti dell'European Material Research Society ed entrambi hanno svolto in età da giovani, hanno trascorso un periodo ai laboratori della Bell, dove ha iniziato in effetti la loro carriera. Gli interessi di Petra sono stati essenzialmente, ha lavorato molto sulla fisica del sincrotrone, ha utilizzato molto la luce di sincrotrone per portare lo studio della luce di sincrotrone. Attualmente lavora gli interessi sono appunto sulla fisica dello stato solido sperimentale, scienza della fisica delle superfici, film organici e macchine e interruttori e motori molecolari. Io credo appunto che a questo punto siamo veramente onorati che Petra abbia accettato questo invito, e credo che sicuramente quello che dirà per chiarire agli studenti quale deve essere il percorso, come strutturare il percorso nella fase iniziale, possa essere di grande aiuto a questi studenti che adesso si trovano generalmente con difficoltà di inserimento dopo la fase iniziale. Quindi ringrazio Petra e le lascio la parola.
Grazie mille, molto gentile. I'm very, very happy for this invitation. Thank you very much. I will give the talk in English. Ma ovviamente chiunque vuole fare dopo delle domande in italiano va benissimo. So I will try to share my screen. Unfortunately, you won't see me once I start sharing the screen. I don't know why we have a problem with that, but that's how it is. Anyway, you hear me, and that's the most important thing. So what we are talking about today is how to prepare a career in academia. And that is absolutely general. It has not only to do with physics, but with any academic career that you can pursue in any discipline. So the title is inspired by a book which is called A PhD is Not Enough by Peter Feibelman, which explains exactly in a much longer way the things I'm going to tell you today for the American academic world. And there is a similar book, which is called Survival Skills for Scientists, written by Federico Rosé and Turner Johnson, which is more related to the European academic world, if you want to learn more later on. So you know that after your PhD, you have many career options, and which is not only industry or academia, but you can go into policy making, ministries, consulting, publishing. There are many, many different opportunities. Journalism is also one of them. And the academic career, of course, is one. And I would say it's the more traditional one for people who do university. But let me show you immediately that the number of graduates who get a PhD who continue in academia are a minority. In the Netherlands, where I live now, it is only 28% who continue in academia. 70% work outside academia in all the various categories that I have shown you before. So we shall focus on those who want to go into academia. And I will show you a little bit how you can climb this ladder. Many of you are still at the undergraduate level, are doing their laurea or their laurea specializzata. Some of you will be doing we start from there and we go up. So after you have finished your laurea, the first question is to PhD or not to PhD. So for an academic career, you definitely need a doctorate. And there are also certain career paths outside academia that require a PhD, especially in certain countries. So for example, in Germany or in the Netherlands, even if you go into industry afterwards as a career, you cannot access certain steps in the career if you don't have a PhD. What you should know is that the duration and the requirements are very different in different countries. So you know that in Italy, the PhD is very heavily also composed of courses. This is not at all the case in other countries. So in Italy, the full time in the lab is around 2 years, while in the Netherlands, you are 4 years full time in the lab. In Finland, you are 5 years full time in the lab. So correspondingly, also people have different expectations. Don't be afraid to do a PhD if you have done your studies successfully and if you have a passion for research, because that is what it is all about. So here I have the quote from one of the PhD students. I don't think it requires extra smarts at all to do a PhD. I really believe it's how much you love the subject, how much time and effort you put into studying, and how motivated you are. So that for those who are a bit worried that they might not manage.
I can tell you that there are more PhD positions than good applicants right now in Europe. So check the website, check the Learn Societies, and then once you have identified positions that you like, check the website of the potential supervisor, the institute, the graduate school, and see what they really offer to you. Contact possibly former PhD students who are mentioned on the site to know how the atmosphere is in the group, and be aware that some positions require that you write a short research proposal. To get selected, typically you have to write a motivation letter and do an interview, or in Italy you have to do the famoso concorso to get that such a position. So what is very important is that a PhD is also about resilience, so about your personal attitude in front of difficulties. And there is another quote where I like especially the last part of it. I think a PhD is a very good personal experience, not just a professional one. So in the beginning, you think that hard work is what it needs, and later you learn that you also need time off to recharge, you have to eat and to sleep and to exercise enough and to have fun with your friends to have the right energy to do this, because a PhD is tough. There are also moments where you will be down during your PhD. Typically one is after the first year when you have the impression that a whole year has gone and I have done nothing. That's something that all PhD students experience, but actually it's not true. You have learned a lot and you have laid all the foundations for what comes after. And then usually a year before the end is, or 9 months before the end is another low point where you see all these mountain of things that you still have to finish and you think you're never going to make it. Well, be assured, there are thousands of PhD students who have done it before you, and you have been through this, and you will make it also. What is very important is that the PhD is about acquiring competencies. So not only you learn to become an independent researcher, you also learn about teaching, you learn about communication, you learn about professional attitudes, you learn about leadership, etc. So if you would like to see how much you have learned of all these competencies, here there is, you will get my slides, by the way, afterwards, there is a website where you can download a self-assessment tool and you can see how well you are doing on all these competencies and where you might want to improve a bit in the future to become better. So after the PhD, you have the question whether to do a postdoc or not. So if you are planning for an academic career, that is not the question, because you will have to do a postdoc in order to be qualified for the future academic career. If you don't plan for an academic career, you should think twice. You should certainly not do a postdoc because you have trouble finding a job. That will not solve it. You should rather think of going somewhere else, because the world is full of jobs. And luckily, as an academic, you have a big choice. There are very few jobs for which a postdoc is a net advantage outside of academia. So my advice is go for a postdoc, because you want to do a career in academia, and otherwise don't. So you will be selected for a postdoc position on the basis of your research competence. But apart from getting the job, what is important is that you think what you need to get out of it. And what you need to get out is experience in different research environments, because later on, people want to see that you have been able to do research in different environments, which means that it is you who is good and not the groups where you have been, because then you would be good in one and not good in the other. Also, the moment you defend your PhD, the clock starts ticking. People start to look how many publications you have,
from the date of your PhD. So when you start a postdoc, don't change too many things. Don't change the research topic and the techniques or the methods that you use, because otherwise you have to learn too many things and you won't be productive fast. So either stick with your techniques and methods and broaden on the side of the topic, or stay with the topic and broaden on the side of the techniques and the methods, but not both. Also, pay attention that you go to an environment where you get recognition for your ideas. Now, this is a tricky thing, because if you go to a person, to a group where the leader is too famous, people afterwards will think that everything you have done was just an execution of the, might think that that was just an execution of the ideas of the big shot, and not recognize that those were actually your ideas, unless the person with whom you work advocates for you and says that they are your ideas and makes publicity for you. Also, if you go and work with somebody who is very young and who still has to make their own road in and career steps, well, when it comes to an invitation to a conference, they will go themselves to get visibility and are less likely to send you. So also there you should be careful, or you should make agreements right when you start. Then the place where you go is important, because what you do during your postdoc is also establish a network for your future collaboration. So many people I have met during my postdoc in the United States, I met them because I liked them, we played tennis, we went to the pub, but later, because we were friends, we became very good collaborators for the next 20, 30 years. So the secret is also that you collaborate best with people whom you like. So going to a place where you meet good people is very important. So people try to go to places like Cambridge or MIT, not because the research that is done there is better than what is done in other places. Yes, there is very good research done in many places. But what is different is that there you meet a lot of very good people. And that is what is an added value. So when you go to a very good group, which is in the middle of nowhere, somewhere in the States, for example, then you have to work harder on your networking, conferences, things like that, to compensate for the fact that locally you might not meet so many people. What you can do to get a postdoc is, of course, apply for positions. Also for postdoc positions, there are more positions than good applicants. And then again, the same applies. Check the website, check the institute, contact former PhD students, postdocs to know what the atmosphere is. To get selected, again, motivation letter and interview. But now you have a different opportunity. You can also get your own funding. And there are many possibilities for that. One are the Marie Curie individual fellowships. Another one are foundations, mainly national foundations. So for example, Fulbright in the United States, Newton International Fellowships in the UK, Vini in the Netherlands, Postdoc Prestige Program in France, etc. And I can continue with all the various countries around the world. There are also individual universities and research institutes who offer positions that you can apply for in general, so where you, which is just where you can apply for funding to do a postdoc there, and you can choose who is your supervisor.
And that is, for example, offered at ETH Zurich, at Trinity College Dublin, at the Max Planck Societies, etc. So maybe you want to have first a postdoc where you accept a position and then one where you pay for yourself so you have the choice. In that opportunity, you first should think where you want to go and then search for the right funding to pay for it. So usually when you apply for funding, you have to write a research proposal. And so depending on who gives you the money, there are very detailed instructions and you should read them and you should follow them to the letter exactly. If you have never written a grant proposal, it might be useful to download the instructions on the site of the Human Frontiers program, where there is the address here, or if you Google the art of grantmanship, you will find it. It is a brochure which tells you really step by step, week by week, how you write a grant proposal. What is very important is that you dedicate enough time to it, and that you are ready well before the deadline. Because if you are ready well before the deadline, you can give your proposal to people who have the same specialty than the people who will judge it and who can read it, so who will form your mock committee and whom you can ask to read it and to give you feedback. So when you write it, you have to think who will be judging it, because there are some proposals that you write will be judged by a very specialized committee, and there are others which will be specialized by a very general committee. And of course, you have to write differently for the two. What you also should remember is that older people like to help young people, so you should not be shy to ask for help. But you have to ask in time, because usually people are busy, and so you have to give them enough time to help you. Once you have the job, of course, you have to do your science very well. And that is really crucial so that you are productive and you get good publications out of your postdoc. But your supervisor also has a crucial role. Because apart from giving you scientific guidance, they should also train you in presentation of results, paper writing, finding funding, writing proposals, teach you how the whole rules of the game work and how you can influence them. They should advocate for you. They should present you to important professional contacts. They should give you challenging assignments and opportunities. And very, very important is that they should give you constructive feedback when things don't go well. So if you don't get all these things, if you are not given credit, if you are not presented, etc., you should ask for it, because maybe your supervisor is just busy or distracted and does not think that you need these things. If you still don't get them, you need to get them from somebody else. So ask other people to be your mentor and to help you with all these things, because you need to learn to improve on all these fronts. So then the next step is a tenure track assistant professor. And what is very important is you have to be aware that what one looks for on your CV when you apply for such a position is very different from a postdoc. Also, the tasks that you will have to do in such a position are very different. As a postdoc, you do mainly research. You might supervise a few students and teach a little bit. But once you step up and you become a tenure track assistant professor, you will have much more time devoted to other things than just research. But also there are differences in how your bosses care about your career. So essentially doing your postdoc, unless you come with your own funding,
the funding is from your supervisor, and your supervisor has promised certain results, and that's the main interest that he or she has. Instead, once a university has invested in you for a tenure track, they really want you to succeed. So what has to be on your CV? Good publications, that is for sure. And how many, that depends a little bit. In my own field in physics, one expects that you have about 2 or sometimes 3 publications as a principal investigator, as a PI. But you should ask around you, what is the expectation in your own field? Because there are very clear standards which are written nowhere. They are just in the community what people consider to be very good performance, which will be attractive for getting you on an assistant professorship. What else is important? Well, let's just look at what the advertisement says. The advertisement says you have to have a PhD and a postdoc experience, preferably at different research institutes. In the Netherlands, they say that applicants should have been minimally 2 years outside the Netherlands. That is different from the different country where they want you to have been outside and where not. Publications in first-rate international scientific journals. So up to here, you knew. But then they also ask for other things. They ask for experience in supervising research project, ability to successfully compete for external research funding, affinity to teaching, evidence of international recognition. Sometimes they also talk about teaching training, leadership, outreach. So there is a whole thing of new competencies that were not on the job advertisement for your postdoc. So you have to know that these things will be expected from you, and you have to work on them already during your postdoc. So, during your postdoc, help supervising bachelor, master, and PhD students. Show that you can do things where you take initiative. So, start a journal club or do an outreach event in a school. Participate in competitions. There are lots of competitions that you can take in, FameLab, Dance Your PhD, Young Speaker Contests, etc. And usually when you sign up for those, you also get some training. So that makes your speaking techniques better and you become more attractive as an invited speaker later. It also improves your teaching. Take every opportunity to apply for prizes, for awards. So for example, if there is a conference and there is the possibility to participate in a competition for a poster award or for a speaker's award, do that. Show, try to get confirmations that you are good. Apply for any grant you can get. Some conferences offer travel grants. If you work at large facilities or if you research in certain libraries, they often have travel grants as well, or you can apply for computer time or things like that. Anything where you can show that you make a proposal, it gets granted and you get something. Somebody is willing to invest in you. That will be very favorable later on. Of course, you should also do some teaching during your postdoc, also during your PhD if possible. Get some teaching training. So you see that your postdoc is actually a very, very busy time in which not only you have to show that you can develop your own research line, but you also have to accumulate things to make you attractive for afterwards. So then there are various things which will be written in the advertisement. What is expected from you in your position. So you are expected to establish a strong externally funded research program, to maintain connections with existing
research community and teaching, etc., etc. So there are a lot of things which are expected from you if you are going to become a tenure track assistant professor. Now, in applying for such position, unfortunately, there is a difference in the behavior between men and women, because typically, I'm exaggerating now, yeah? If there is a job announcement with five requirements, then the woman will go through the thing. The man will go through the advertisement. First one, yes. Second, no. Third, yes. Fourth, no. Fifth, yes. Oh, this is the perfect job for me. The woman will go through yes, 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 no. Oh, what a pity, I cannot apply. So don't do that. Nobody expects that you tick all the boxes. It is sufficient that you tick the majority of boxes to be an interesting candidate. The same goes for an academic career in general. There are many studies that women don't go for an academic career because nobody has told them that they should do that or encouraged them to do that. You very often your supervisor will not think about it, because if he or she sees that you have done a good job, you have published your work, it's obvious that you can do an academic career if that is your dream. And they don't think of telling you explicitly. That does not mean that they don't believe that you can do it. So again, if you apply for a tenure track position, motivation letter, not longer than 2 pages, demonstrate that you tick many of the boxes, not all of them, that's not necessary. And think if there are any extra pluses that you can, if they hire you. Show that you have checked the website. Talk to the person indicated for information. Know the place where you apply. Again, in Italy, the procedure is different. You have to do a concorso, you have to do a competition, but the way people look at your CV is pretty much the same. So in Italy, you will probably only have a trial lecture with the committee. And the interview is not always very long. In some cases, it's not even allowed. They can also only check if you know English. But internationally, you have an interview with the committee if you apply in any other country. So you will also give a lecture there, and you should prepare it very well and try it out in front of a critical public. You should think who will be in the audience. Your audience could be broader than just the people of your own discipline, and you have to tailor your presentation to it. And you have to prepare for possible questions. So remember, this is not a conference presentation. So what they want to judge is how good you are also at teaching. So be very pedagogic. Results are less important than how you present it and that you leave the right impression. Never talk longer than you are allowed to talk. That's very important. So try it out before and be precise. Then in abroad, you will have an interview. And so they will have asked you to write down a research program, what you want to do, and it should be well thought through. It's just like when you apply for a grant somewhere. The same rules apply how you think about your research program. You might be asked questions like, who are your competitors on your research subject? Why do you think you're better than them? What is your competitive edge? Why should we do this research at our university? And then, of course, how many people do you need to carry out this program? I know very well that there are disciplines where the people do their own research and their PhD students do a different research. This is true in anthropology, for example, or in other humanistic studies. In the natural sciences,
and in engineering, it's our PhD students and our postdocs who do our research. So when you apply there, they will ask you how many people do you need to carry out this program. And then, of course, where do you plan to apply for the funding to do it? What will be the title for your first grant proposal? What facilities, what instrumentation do you need? What sort of funding do you plan to apply for to get those? Because maybe not all of you are aware, but usually the university gives you a desk where you can sit while you work, and they give you, if you are an experimentalist, some laboratory space. Full stop. All the instruments and possibly also the salaries for your postdocs, for your PhD students, this is all things you have to bring in. You have to buy the instrumentation. So you are a big manager who has to make money by convincing people to give you the money to do the exciting research that you want to do. Of course, you will be asked about risks involving this research and what is your plan B, so that people are assured that you are successful. These same questions, you are also asked, for example, if you apply for a big European fund like an ERC or things like that, or for national funds where there is an interview associated with the application. So you have to show that you have a vision for how you will develop. So if you are asked how big do you want your group to be in 5 years or in 10 years, you have to come up with an idea and why of this size and how you view things. Of course, during your postdoc, this is why the postdoc is so important, because you will have seen certain examples of how people work. And based on that, you will have an idea of how you would like to work and how you would like to organize the supervision of your PhD students and your postdocs. And you will also have started thinking about things like, now, if I have a PhD student and this PhD student doesn't do what I want him or her to do, what do I do? You will have seen examples of that. So you will be asked what you would like to teach, what your teaching philosophy is, how you would organize a course, and what you can think of to make your course particularly attractive. So what you have to do when you apply for such a position is you have to do your homework. So you have to have very clear ideas where you are going, what people do there. You will be asked, why do you apply for this position? And saying, I'm looking for a job, is not a good answer. People want to see that you are really motivated to go to the place where you are applying, that your research fits into the place where you are applying for. You have to argue why you think you are an ideal candidate and why this university where you are applying is preferable to another place, even to famous places like Cambridge or things like that. So you will also be asked with whom you plan to collaborate at that university in the country where you are, in Europe, worldwide. And you have to have answers to all these questions. A last thing that you might be asked to do is a SWOT analysis. A SWOT analysis is strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And it's very difficult to talk of the weaknesses, what concerns yourself and your research. So obviously you have to present your weak points as a strength as well. So I usually said in these occasions, I tend to be a perfectionist. And a perfectionist, of course, is something which has its negative aspects, but it also guarantees the quality of your data. So that and the fact that papers are very comprehensive and therefore cited more and so on. So you have to think about these issues before you go to the interview. Do your homework
and make the interviewers aware that you have done your homework. Ask questions. Make them aware that you know what their institute and what their university looks like, what people do there, and so on. So then hopefully they take you, and then it depends where you are, whether you negotiate the offer or not. So in the Netherlands, for example, you will be told that you cannot negotiate, and this is absolutely not true. So you should talk to people who work in the country where you are applying, how the situation really is, how negotiations go, and then train with your mentor, with a colleague to negotiate. For example, there are also Women in Science networks who will help you to prepare for that. There is a wage gap. In the Netherlands, for example, female scientists earn brutto before taxes nearly 800 euro less per month than their male colleagues with the same qualifications. So if you want to avoid that, you have to negotiate very well in the beginning. And you have to know how to do that. So what is very important is that the moment you sign the contract, you have to know what the conditions for the next steps are and when they will happen. So you have to know how long you have for your promotion to tenure, to associate professor, etc. And it should be written so that you can be sure that it will be exactly that. Then you start. And when you start, you have to remember that the first 6 months are the ones that establish your image for the next 20 years to come if you stay in the same place. So it's very important how you behave in the first 6 months. Find a mentor who tells you about that faculty, that university. Find a guardian angel. With that, I mean a person in the community of that country, if you are from outside, who makes sure that you are invited to the national conferences, that you are invited for seminars, that people start to learn that you are there. Don't isolate yourself. So you have to be proactive. And if you are in another country, you have to learn the local language, because politics is done in the local language. So, for example, in the Netherlands, all teaching is done in English. We speak English all day. But still, you have to learn Dutch, because on the long run, if you don't know Dutch, you will not be included in the politics. So, reach out to others. Don't isolate yourself. And I wish you a lot of luck, because the future is bright for men and women in science, and you can all have fantastic careers if you go for it and you work hard, of course. Thank you very much for your attention. Thank you, Gaeta. Grazie per la interessantissima presentazione. Magari avessi avuto qualcuno che mi diceva queste cose quando ho cominciato, eravamo molto più così, meno preparati, in una società più facile ma meno preparati. Allora io credo che a questo punto, ti ringraziamo per questa veramente chiara visione di preparazione, direi che soprattutto è il momento, la discussione si possono fare per le domande, soprattutto mi aspetto che i nostri giovani facciano molte domande. Chiedo quindi di alzare la mano per quelli che vogliono intervenire. Una cosa vorrei però dire, visto prima di... tu hai nominato che solamente il 20%, se non ho capito male, il 20% di quelli che prendono il PhD riescono, il dottorato, riescono a entrare nell'accademia, che era un numero che io non avevo così chiaro, ma cioè sapevo che erano pochi, ma non avevo il numero esatto. Devo dire che è un numero molto basso. Mi dai un commento, cosa ne pensi su questo numero?
Ma in realtà è vero che il numero non è molto alto, è in crescita comunque il numero di posti nell'università in molte parti in Europa, perché il numero di studenti è in forte crescita. E quindi la situazione è senz'altro migliore adesso di quanto non era quando noi ci siamo affacciati a quel mercato del lavoro. Cioè adesso ci sono più posizioni in questo senso. Va bene, grazie. Vedo già la mano alzata di... Aspetta un attimino, vedo chi è il nome. Andrea Cordaro, ecco. Andrea, prego, la parola. Ok, buonasera, mi ripresento, sono Andrea Cordaro, sono un ex allievo della scuola e adesso lavoro ad Amsterdam, ad Amolf, forse tra l'altro Petra lo conosce. Certo. Ma la mia non è più una domanda, è un punto di vista, diciamo, di un PhD dell'ultimo anno all'estero. A me, diciamo, un po' questa visione corporate dell'università un po' mi spaventa, cioè nel senso... Alla fine bisogna portare soldi per portare studenti, per scrivere grant per portare soldi. E questo, allora, in Italia non so se è chiaro, ma all'estero, soprattutto dalla mia esperienza anche in America, cioè è proprio chiaro. E quindi vorrei più un commento sul fatto se questa cosa sia poi allineata alla qualità della ricerca e anche un po' alla libertà della ricerca. Cioè... Insomma, stiamo andando nella strada giusta. Chiaramente io sono l'ultima ruota del carro e diciamo giochiamo a queste regole. Però non so se siamo convintissimi. Grazie. Grazie. È sempre stato così che per fare ricerca nelle scienze esatte e in ingegneria ci vogliono molti soldi, semplicemente perché la nostra ricerca è molto costosa. Se uno lavora, sta nelle scienze a lettere o sta a legge, eccetera, eccetera, i costi sono molto inferiori e anche il modo di lavorare è molto diverso perché, come ho detto prima, la persona fa la sua ricerca da solo, non la fanno i dottorandi e i postdoc. Quindi, quanti soldi uno ha bisogno dipende molto dalla disciplina, ovviamente anche diciamo, dalle ambizioni che uno ha, quante cose uno vuole fare. Nel nostro campo, dipende molto quanti soldi uno ha bisogno. Quindi, se uno vuole fare molte cose, ha bisogno di più soldi che se ne fa di meno. Quindi è una cosa che uno decide, ma non direi che è una questione di libertà, perché i finanziamenti ci sono sia per la ricerca fondamentale che per la ricerca applicata, e non necessariamente uno è più facile da avere che l'altro. Cioè, io, per esempio, ho visto che è molto complicato avere soldi dall'industria, se non è qualcun altro che li chiede per me, ma se io provo a chiederli perché l'industria non mi conosce. Quindi, ho più possibilità a avere soldi per la ricerca fondamentale, che è quello che io faccio principalmente, che non per fare cose applicate. Quindi io non la vedo così pessimista come te, Andrea. Ma io sono un po' pessimista di natura. Grazie mille. Non vedo domande, non vedo mani alzate. Non c'è, non c'è. Salvo, Salvo Mirabella. Prego. Sì, buonasera a tutti, grazie professor Rudolf, è stato veramente illuminante. Ho notato che ha citato FameLab tra le competizioni che aiutano a spiegare bene e a introdurre
la scienza e anche a presentarsi. A Catania abbiamo FameLab da qualche anno e volevo un commento in merito a questa capacità che il ricercatore deve avere, deve affinare sempre di più a comunicare la scienza a tutti. Grazie. Beh, è molto semplice. Se lavoriamo all'università, la nostra ricerca è pagata da chi paga le tasse. Quindi è essenziale che ci sia supporto per quello che facciamo. E se noi rimaniamo nella nostra torre d'avorio e le persone non sanno quello che facciamo, non capiscono neanche perché ci dovrebbero dare dei soldi. Quindi più andiamo fuori e spieghiamo quello che facciamo, più facile è convincere anche i politici a darci dei soldi per la nostra ricerca e a fare quindi quello che vogliamo fare. Quindi è una parte essenziale del nostro lavoro spiegare agli altri. Per noi stessi è anche una cosa essenziale per il nostro, diciamo, dovere civico, perché la popolazione, tutte le persone che hanno pagato per la nostra ricerca hanno diritto di sapere che cosa abbiamo fatto e soprattutto se abbiamo fatto cose importanti. E quindi è importante poterglielo raccontare, poterlo dire nelle scuole, poterlo dire in lezioni pubbliche, poterlo dire in blog, in filmetti, ci sono tanti modi di farlo. E siccome non è una cosa per la quale siamo istruiti di solito molto bene, è molto bene fare FameLab o cose del genere, perché di solito se uno si iscrive viene anche aiutato a farlo meglio. E se una volta che uno l'ha imparato, lo sa come si fa. E quindi questo è un grande vantaggio che poi paga a lunga durata. Grazie, grazie molto. La parola a Giulio D'Arrigo. Salve, buonasera alla professoressa Rudolph. Grazie mille per il suo talk, che è stato veramente molto interessante. Io sono un allievo della scuola superiore, sono uno studente di scienze politiche, sarei interessato, al momento frequento il terzo anno della laurea triennale, dopo il mio percorso universitario di laurea triennale e magistrale, anche intraprendere una carriera in accademia, vedremo. Io le vorrei fare una domanda che si basa sulla mia esperienza da allievo della scuola superiore. La scuola superiore di Catania ha tra i propri principi fondanti la formazione interdisciplinare. Io le vorrei chiedere, per la carriera nel dottorato di ricerca e negli step successivi, quanto la presenza nel proprio percorso, nel proprio curriculum, di una formazione interdisciplinare può essere utile sotto i vari aspetti? Allora, molti dei problemi che cerchiamo di risolvere con la nostra ricerca sono dei problemi complessi che toccano a varie discipline. Quindi saper parlare, cioè per me è essenziale essere uno specialista nella propria disciplina, ma saper parlare, capire la lingua dell'altra disciplina e poterci collaborare, perché questo amplifica enormemente le possibilità dei problemi che si possono affrontare. Cioè, in un caso, se non si sa parlare con le altre discipline, si è limitati in un certo senso a restare all'interno solo della propria disciplina, perché non è banale collaborare attraverso le barriere tra discipline. Io ho lavorato molto con i chimici e mi ci sono voluti circa 5 anni prima che ci siamo veramente capiti. Quindi
già lavoravamo insieme, ma io tante cose non le capivo perché non sapevo ancora parlare la loro lingua e loro non sapevano la mia. Quindi abituarsi al... E poi certa gente pensa che la chimica e la fisica stanno proprio una accanto all'altra, niente più sbagliato di questo pensiero. Abbiamo una formazione diversa, cioè non bisogna mai dimenticarsi che è durante gli anni dell'università che si forma il nostro cervello. Quindi il cervello e il modo di pensare di un fisico è fortemente influenzato dagli studi che ha fatto, come quello suo, come quello di un biologo. Cioè pensiamo veramente in maniera diversa. Quindi bisogna imparare a come pensa l'altro se si vuole collaborare in maniera efficiente. E per questo poter essere nella scuola come lei e fare questo già a una giovane età è un grandissimo vantaggio. La ringrazio. Ok, la parola ad Adriana Di Stefano. Sì, grazie. Una parola di ringraziamento da parte mia alla professoressa Rudolf per la sua presentazione chiara e per la sua così chiara e per la sua iniezione di fiducia a tutti i nostri giovani, alle nostre giovani che vogliono avviarsi alla carriera accademica. È in corso alla Scuola Superiore proprio in questi giorni un dibattito sull'importanza dell'interdisciplinarietà, se ci fosse bisogno di ribadirlo, e quindi le sue parole ci aiutano molto a tornare su questi temi. Mi ha molto colpito durante la sua relazione l'importanza assegnata anche alla componente di genere. Lei ha parlato delle ricercatrici, lei ha parlato dell'attitudine delle giovani postdoc rispetto alla preparazione per una intervista, per un colloquio, ha parlato della SWOT analysis e ha parlato anche del gender gap in accademia, un tema molto marginale nel dibattito europeo, che invece è di estrema importanza, quindi la ringrazio una volta di più per questo. Volevo chiederle semplicemente un ulteriore commento a margine proprio di questa dimensione di genere nelle carriere universitarie. Ultimamente la Conferenza Italiana dei Rettori, il CUN e altri organismi legati alla governance dell'Università Italiana hanno puntato molto su questi temi e poco si dice sui livelli di disallineamento tra gli stati europei proprio con riferimento al gender gap e alla capacità di negoziare delle giovani ricercatrici nei primi stadi delle carriere universitarie. Quindi vorrei che questo fosse un elemento da enfatizzare anche per la consapevolezza maggiore dei nostri studenti e delle nostre studentesse. E l'altra domanda, che è legata un po' alla mia esperienza personale di studi all'estero, che è stata per me un momento molto importante nei primi stadi della mia carriera: quanto nelle università europee, secondo lei, fuori dall'Italia soprattutto, si punta anche sul training del teaching, cioè sulle competenze nella formazione di un buon docente o di una buona docente universitaria. Le teaching skills, lei ha parlato di una teaching philosophy, no? Di una capacità di spiegare come, in che modo, alla luce di quale visione si può organizzare un'attività di insegnamento. Ecco, questa è una cosa secondo me molto importante che io scusate riferimento personale, ho preso più all'estero che in Italia e che qui oggi è un tema all'ordine del giorno, quindi la ringrazio per qualche spunto ulteriore. Perfetto, incomincio con l'ultimo. Allora, quando io ho iniziato la mia carriera universitaria, era ancora l'idea che, beh, se diventavi professore ovviamente sapevi tutto, quindi non avevi bisogno di imparare niente, per dirlo un po' ad esagerata.
In realtà ovviamente non è così, e quindi a noi tutti serve imparare non solo ad insegnare, che è fondamentale, in molti paesi europei è obbligatorio prendere un certificato di abilità all'insegnamento per poter insegnare all'università, che poi non è nient'altro che imparare a come si insegna. Per esempio i nostri dottorandi che hanno anche cariche di insegnamento devono seguire un corso breve, ma lo devono seguire prima di poter insegnare, e là imparano come interagire con gli studenti, come motivarli, anche come fare come scrivere un esame, come dare feedback su dei compiti. Sono tutte cose che qualcuno è fortunato, gli viene per intuito, ma sono molto pochi. La maggior parte lo devono imparare, e si impara o con l'esperienza, ma allora ci sono delle generazioni di studenti che ne soffrono, oppure finché uno non ha l'esperienza, oppure viene insegnato e allora uno lo sa fare. Quindi lo stesso, ho fatto vedere il test sulle competenze, lo stesso è leadership. Come posso imparare a interagire con le persone, a guidare dei giovani in un progetto di ricerca? Non sono delle cose che si improvvisano, ci sono anche dei trucchi che si possono imparare. Quindi tutte queste cose sono cose che si devono, dove un insegnamento professionale è molto utile, e in molti posti viene fatto. Quindi, e per esempio, anche se uno è all'interno di un progetto europeo, molto spesso fa parte di quello come dottorando, come postdoc, imparare queste cose strada facendo. La questione delle donne, le cose migliorano, ma molto lentamente. Cioè, per darvi un esempio, quando io ho avuto la cattedra in Olanda 18 anni fa, ero la terza donna in tutta l'Olanda su una cattedra di fisica. Oggi, solo alla mia università, ci sono 8 cattedratiche in fisica. Quindi la situazione è molto cambiata in questi 20 anni. Ovviamente è lento. Perché? Perché è lento? Perché non è una questione di uomini o di donne, è una questione di società contro le donne. E questa è un'altra lezione che vi farò magari in un altro momento, sull'effetto di quello che si chiama unconscious bias, cioè dei pregiudizi che abbiamo tutti quanti, tutti, nei confronti, per esempio, delle donne o di qualsiasi altra minorità nella società, che siano persone handicappate, che siano persone di un altro colore, che siano persone di un'altra religione, poco importa. Ogni minoranza soffre di questo. Quindi non gli si dà fiducia, e questo rallenta la carriera, perché quando lo si giudica per un posto non la si giudica la persona appartenente alla minoranza per quello che potrebbe fare, cioè per il potenziale, che è il modo in cui si giudicano quelli della maggioranza, che nelle scienze esatte, per esempio, sono soprattutto uomini, ma si giudica per quello che hanno fatto. Quindi già la donna, per essere presa, è di solito più vecchia dell'uomo, perché deve aver fatto vedere che ha fatto certe cose, il che significa che prende a un'età più avanzata uno stipendio più basso, perché accede a certe posizioni più tardi. È da lì che viene tutto il resto. E questo è un cambiamento nella società, nel modo di pensare, che è lento e che avverrà, solo che bisogna avere il fiato lungo. Molte grazie. Vabbè. Grazie. La parola a Sadaf.
Sadaf? Se non è collegato, magari passiamo alla prossima domanda da parte di Valentina Iacono. Buonasera professoressa Petra Rudolf, la ringrazio tantissimo per queste sue chicche, insomma, per questi suoi consigli, ecco. Le parlo anche come membro di EPS Young Minds Catania. E proprio a tal proposito, io vorrei chiederle un parere o se potesse aggiungere altro alla mia opinione, ovvero che partecipare a un progetto come questo sicuramente aggiunge delle skills, delle competenze che siano semplicemente quelle di riuscire a fare networking con un gruppo, ad organizzare seminari, ad organizzare eventi di divulgazione. Dunque, se potesse, ecco, aggiungere qualcosa in più, magari appunto a... Per esempio, una persona che ha partecipato a un progetto simile, se riesce ad essere più appetibile, più appealing come curriculum vitae, per esempio, rispetto a chi non ha fatto aderito a progetti simili di divulgazione o di comunicazione scientifica. Beh, è chiaro che imparare a fare delle cose, acquistare delle competenze aggiuntive, come è nel gruppo Young Minds, ma anche in altre cose equivalenti esistono anche per altre discipline, non è una cosa esclusiva della fisica, esistono delle associazioni di giovani in varie discipline che più o meno funzionano secondo gli stessi schemi, ci si incontra, si organizzano delle cose. E questo non è, voi non dovete mai fare una cosa soltanto perché è buona sul curriculum, la dovete fare perché vi fa crescere, perché imparate delle cose nuove, perché se non siete convinti che sia scritto sul curriculum, l'asino casca presto quando ne parlate, le persone se ne accorgono se voi ci siete col cuore oppure no, e se siete col cuore è una cosa che vi rende interessante, che vi arricchisce e quindi che uno è interessato. Se uno lo fa soltanto per scriverlo sul curriculum non è molto importante, ma è importante perché vi fa imparare delle cose nuove, vi fa crescere, vi fa incontrare delle persone, e questo è sempre una cosa buona, perché spiegare agli altri quello che si fa, imparare quello che fanno gli altri, come vivono gli altri, è una cosa che arricchisce tantissimo e che rende la vita più bella, non solo quella professionale. Grazie mille. La parola al professor Denaro. Il microfono, accende il microfono. Deve accendere il microfono, per non si sente niente. Il microfono talvolta aiuta se lo si spegne e si riaccende. Sì, professore Denaro dovrebbe spegnere e riaccendere il microfono. Qualcuno ha il numero di telefono? Lo chiamiamo al telefono? Dove vi siamo? No. Va bene, nel frattempo, mentre aspettiamo se riusciamo ad avvisare che non si sente, vorrei fare un commento, cioè vorrei a quello che hai detto. Hai dato una descrizione esauriente di come la personalità si debba arricchire di varie capacità trasversali rispetto a quella che era della ricerca, che era la capacità che veniva chiesta quando noi abbiamo cominciato. E perché lo studente, perché la persona cresce e diventa adatta a lavorare a tutti gli strumenti per poter portare avanti una linea di ricerca innovativa. Però purtroppo tutto questo ha insito dentro un grosso rischio, che è quello che i giovani si rendono conto che, beh, se io voglio fare carriera devo spuntare delle caselle. Spunto le varie caselle, anche se poi, giusto per metterle nel curriculum, anche se poi in effetti non è quello che io voglio fare, quindi ci si ritrova molto spesso, penso sarà capitato anche a te, anche se poi è facile smontare tutto, però ci si ritrova spesso con dei curricula che sono gonfiati ad arte, cioè, ma che di fatto hanno tanti elementi, ma poi
tutti messi lì per essere presenti, ma nessuno vissuto veramente con passione che ha portato alla crescita reale. E questo, non so, io devo dire che in questo periodo mi è capitato negli ultimi concorsi di trovare appunto questi curricula, tra l'altro le istituzioni esterne fanno anche, cioè, parlando anche in termini di invited talk, di plenary session, ci sono ormai queste conferenze che se tu paghi di più ti danno la plenary piuttosto che la comunicazione orale. Quindi diciamo che c'è un rischio in tutto questo che sta avvenendo, che i ragazzi perdano di vista, perché poi alla fine la cosa più importante, secondo me, che spinge su una certa strada è la passione per la ricerca e per la conoscenza. Allora c'è il rischio che tutto quello che noi siamo, che come stanno andando le cose adesso, i ragazzi perdano di vista che quello è il punto fondamentale e si disperdano su, anche quando non sono convinti, su certi rivoli. Mentre, come dici tu, se a te piace è giusto che tu lo faccia, ma non farlo solo per scriverlo nel curriculum. E questa è una tendenza che sta, va bene. Allora, a questo punto, visto, ecco, se vuoi commentare su quello che ho detto. Insomma, il commento è molto breve. Io non prendo una pagina LinkedIn come professore, io prendo una persona. Quindi io voglio vedere che sappia fare certe cose e me lo voglio convincere parlandoci. Quindi quello che, quando io dico una cosa deve essere sul curriculum, non intendo la riga, intendo l'esperienza che uno ha fatto. Sì, no, è il messaggio per i ragazzi, per i giovani, cioè che loro quello non deve essere la riga, chiaro quello che tu dicevi. Scusami. Allora, a questo punto io darei la parola a Maria Rosaria Maugeri. Prego. Anche tu il microfono. Non funziona il microfono, sono due che non funziona il microfono. Che guaio. Stiamo lasciando cadaveri sul campo. Posso scrivere sul chat magari la domanda? Sì, scrivetela sul chat. Professore Denaro, se scrive la domanda sul chat, così poi risponde. In attesa della domanda, vediamo se c'è. In attesa della domanda su chat, do la parola ad Alberto Chiavetta. Sì, buonasera. Prima di tutto la ringrazio davvero per i preziosi consigli che ci ha dato, anche per il materiale, gli spunti, anche i link, in generale tutti gli strumenti pratici che ci ha fornito e sono sicuro potranno tornarci utili. Io sono un allievo della scuola e sono studente dell'ultimo anno della laurea magistrale in fisica, quindi sono appena all'inizio di questo lungo percorso. La domanda che le vorrei fare nasce proprio da questa prospettiva. In riferimento al momento di transizione tra PhD e postdoc, lei ha sottolineato l'importanza dell'essere produttivi, cioè dal momento che il numero di pubblicazioni gioca un ruolo cruciale per il successo delle nostre applications, in generale per il futuro del percorso accademico. Devo dire anche che l'espressione che ha utilizzato, the clock starts ticking, rende molto l'idea. E ha anche detto che proprio con l'obiettivo di rimanere produttivi dovremmo in un certo senso evitare di cambiare eccessivamente argomenti e tecniche di ricerca rispetto a quanto visto durante il PhD. Ecco, io sono uno di quelli che ancora deve comprendere appieno quale sia il settore in cui fare ricerca, non ho ancora un'idea sicura sugli argomenti che potrebbero piacermi davvero. L'idea di rimanere magari intrappolato in un argomento che mi va, che è un argomento che non mi va a genio, pur di produrre pubblicazioni, un po' mi spaventa. Dunque la domanda che le faccio è, quanto è davvero limitante cercare di stare alle regole di questo gioco? Fino a quando invece ci si può considerare tranquillamente in tempo a cambiare linea di ricerca senza che i ritardi nelle pubblicazioni compromettano troppo il resto del percorso? Allora, anche qui ci sono i numeri. Nel senso che in fisica il 70% dei ricercatori cambia campo, cioè cambia campo di ricerca, cambia specializzazione una volta nella vita. Che questo sia proprio all'inizio o sia più tardi, questo dipende dalle persone. Quindi uno non è veramente intrappolato. Chiaramente se
magari uno fa una cosa durante il dottorato e poi si rende conto che quello che ha fatto è un campo che non gli piace troppo, e si può guardare un po' a destra e a sinistra, ma molto spesso si possono utilizzare cose che uno ha imparato in quel campo comunque per applicarli a un altro tema, a un'altra problematica. E quindi certo uno deve specializzarsi in qualcos'altro, ma non abbandona tutto quello che ha imparato durante il dottorato, e in quel modo uno è produttivo più velocemente. È semplicemente questo. Certo, sì, capisco la risposta. Grazie davvero. Va bene. Grazie. Allora, a questo punto io non vedo altre domande, quindi per me si è completata la lista delle domande. Chiedo se, cioè, ecco, Marisaria Maugeri, ce la fai a parlare? Sì. Spero che mi sentiate. Io avrei due curiosità e volevo chiederle alla professoressa, ringraziandola perché mi sembra di poter condividere tutti i suggerimenti che ha dato. La prima è una curiosità legata al rapporto fra durata dei dottorati e accesso alla carriera accademica. Cioè cambia se per esempio un dottorato dura 5 anni o dura 3, poi dal punto di vista della percentuale di chi prosegue nella carriera accademica, il dato, se ho capito bene, era la Finlandia che aveva 5 anni, non ricordo bene. Sì, quindi mi interesserebbe capire se un livello di formazione di durata diversa poi incide sui percorsi finali. La seconda domanda è legata sempre alle questioni di genere, ma non solo. Mi pare di capire che si diceva il comportamento di donne e uomini è diverso. Mentre la donna che si vede non ferrata su uno dei punti delle caselline dice non è il mio campo, non proseguo, non vado avanti, gli uomini invece vanno avanti ugualmente. Credo che sia un problema di fiducia in se stessi, no? Allora questo è uno dei profili su cui probabilmente si deve lavorare. Ricordo che quando ero più giovane dicevo ma io ho problemi di emozione perché mi sento sempre ospite, e scherzando un collega molto intelligente mi ha detto sì ma voi siete ospiti, gradite ma ospiti. Ovviamente lui scherzava, ma l'idea è che in un contesto maschile, prevalentemente maschile, ci si sente soggetti da giudicare. Come diceva la professoressa Rudolf poc'anzi, noi arriviamo dopo aver dimostrato, non quando si guardano le eventuali potenzialità. Questo rende molto difficile, secondo me, il colloquio orale. Cioè il colloquio orale da parte delle donne è penalizzante. E allora io mi chiedo, si è mai pensato di modificare questo? Perché è chiaro che mentre nello scritto io sono in un contesto protetto, non di relazione, nell'orale sono in un contesto di relazione in cui i profili di tipo emotivo incidono pesantemente. Ci sono lavori, riflessioni su questo? Grazie, comunque davvero interessantissima. Grazie. Sì, io faccio delle lezioni anche su questi temi, come avrà capito, e per esempio rendere anonimo il candidato per delle selezioni aiuta moltissimo ad aggiustare, cioè per esempio al telescopio Hubble si chiede del tempo di osservazione, e per tanti anni erano sempre il tasso di successo delle domande fatte da donne era sempre inferiore a quello delle domande fatte da uomini. Poi hanno abolito il nome, non si può più dire chi si è e da dove si viene, si può solo descrivere il progetto.
e tutto a un tratto ci sono più donne che hanno successo con i loro progetti che uomini. Stessa cosa si vede per esempio quest'anno per le ammissioni all'École Normale des Lettres, che è una università molto prestigiosa con un severo esame d'entrata a Parigi. Ci sono sempre più donne che uomini, perché lettere è molto attraente per le donne, ma quest'anno sono più di 10% in più di donne che sono state ammesse, 70% invece del 60% che è quello normale. E l'unica differenza che c'è è che quest'anno gli esami erano tutti scritti e non c'era nessun orale per via del Covid. Quindi sottoscrivo pienamente quello che lei dice. Allora, che cosa si può fare? Beh, si possono si può interagire da ambo le parti, sia far fare della formazione a quelli che sono nella commissione per sapere quello che stanno facendo e quello che vive la controparte, e fare del training a appartenenti a minorità di qualsiasi genere per rafforzarli e aiutarli a presentarsi in maniera più assertiva e a vincere in queste occasioni. Certo. Okay. Grazie. Allora a questo punto dai la parola al professore Denaro, che ora ha il microfono. Sì. Buonasera. Buonasera. Domando alla professoressa se conosce il metodo Winnetka, che usano all overseas nella Mass del Vermont e Toronto. No, mi dispiace, non so che cosa sia. W, se lo annoti, stasera lo apprende. Winnetka. Sì. Significa che se i ragazzi apprendono, gli studenti, i compiti non sono corretti dal professore, ma in un'altra. Io ho insegnato in un college e i miei compiti, naturalmente super pagato, c'era, quando sono arrivato c'era la neve che era più alta di me. Quando lei è andata in Olanda già sapeva cos'era la neve. Sì. Io, quando arrivai, il tempo che ho preso i bagagli, già mi si ghiacciò il naso per farle, però ero contento perché qui c'era in Italia più crisi di quella che abbiamo ora. Nel 70 raggiungero, chiesero a tutto il mondo perché portavano la scuola obbligatoria a 18 anni. Noi ancora in Italia la scuola obbligatoria è ferma a 13. I carabinieri non possono andare per dire devo andare al ginnasio, al professionale. Questa giovane nazione, ripeto, è l'anno dell'Expo. L'homme, la terre des hommes, man and his world. Siamo in quel contesto. Arruolarono, compreso me,
avvertendoci che potevamo lavorare soltanto 3 quadrimestri, non di più, e che poi saremmo dovuti ritornare ob sorso collo da dove eravamo partiti. Se io in Italia avrei guadagnato 130.000 lire. Mi scusi, professore Denaro, mi scusi se intervengo, forse andiamo alla domanda perché ho una lista di persone che vogliono fare delle domande, mi scusi se, le chiedo di abbreviare l'intervento. E vedono che gli studenti seguono, mi danno, mi raddoppiano l'income tax e pensano a fare tutto loro. Oh, mi complimento con lei in questi quadri sinottici che ha fatto. C'è soltanto un punto dove c'è un errore di battitura. TH, lei ha scritto THN, invece deve essere THAN. È un errore di battitura. Complimenti ancora, buona serata. Grazie, molto gentile. Va bene. Allora, do la parola a Laura Casabella. Sì, credo ci fosse un'altra persona prenotata prima di me. No, io non mi importa, andiamo avanti. Allora, buonasera professoressa, grazie mille per questo incontro, per me è stato utilissimo, quindi la ringrazio. Io sono una studentessa al primo anno della laurea magistrale in matematica, quindi tra meno di un anno dovrei iniziare a pensare al dottorato. E la mia domanda è, da dove si inizia esattamente? Cioè, in Europa ci sono migliaia di università. E quali sono i criteri prioritari con cui scegliere le università? Ad esempio, farsi consigliare dal relatore della tesi magistrale? Oppure fare, come ha detto lei, per il dottorato? Cioè, buttarsi sulle università in cui sarebbe più facile crearsi un network, che quindi sono quelle più grandi, più prestigiose. Il network può benissimo venire anche dopo. Cioè, a livello del dottorato, per esempio, non c'è neanche bisogno di andare all'estero per tutto il dottorato, perché esiste la possibilità di fare il dottorato europeo, che vuol dire che si passano 8 mesi, dipende dalla disciplina quanto tempo si passa all'estero e dall'anno, dal paese. Per l'Italia penso che siano 6 mesi minimo che bisogna stare all'estero durante il dottorato per avere il diritto al titolo del dottorato europeo. E per esempio, poi dipende dai paesi dove si va, qual è il trattamento che si riceve. Cioè, per esempio, se qualcuno che ha una borsa di dottorato italiana viene da me perché vuole un dottorato europeo, allora la mia università gli alza la borsa di dottorato italiana per i mesi che sta da noi a livello olandese, in modo che guadagna come i suoi colleghi olandesi. Quindi ci sono queste possibilità pure. Cioè, l'essenziale quando si vuole fare il dottorato è che si va a fare qualcosa di cui si è veramente appassionati. E poi, se si vuole farlo all'estero, lo si fa all'estero, se lo si vuole fare a casa, lo si fa in Italia, non è importante. Quello che è importante è che si ha una grande passione per quello che si vuole fare. Perché fare un dottorato non è semplice, si deve camminare con le proprie gambe. E non tutte le cose che si provano vanno bene. Quindi è una cosa che
la prima volta che succede è difficile da digerire quando le cose non vanno come si vuole che vanno, e succede senz'altro. Quindi bisogna avere gli amici, bisogna essere contenti anche all'infuori di quello che si studia, e bisogna avere molta passione per quello che si studia, e allora tutto va bene. Se uno si rinchiude, sta tutto da solo, la cosa l'ha presa perché voleva andare all'estero, però quello che fa in fondo non gli interessa, è la ricetta per il fallimento. Quindi l'importante è di scegliere un argomento di cui si è appassionati e di fare sì che si è pagati abbastanza per sopravvivere mentre lo si fa. Quindi queste sono le due condizioni. Non ci si deve dover preoccupare di sopravvivere, quindi si devono avere abbastanza soldi e si deve fare qualcosa di cui si è veramente appassionati. Poi dove lo si fa non ha molta importanza. Certo, parla col suo relatore, il suo relatore gli segnala delle persone che sono particolarmente capaci nel campo di cui è appassionata, ovviamente se riesce a lavorare con quelle è molto stimolante, è molto bello. Quindi uno ci prova. Grazie mille. Ok, a me, io non vedo più richieste di interventi, quindi direi che potremmo ringraziare Petra, che è stata così paziente, esaustiva, ha chiarito, anche dopo la presentazione ha dato degli ottimi consigli e ha chiarito tanti punti di vista e ha aperto anche discussioni stimolanti. Allora io proporrei di chiudere qua, però credo che vorrei lasciare la parola alla padrona di casa, Maria Rosaria Maugeri, per salutare la nostra ospite. Io ringrazio la professoressa Grimaldi, non vedo il magnifico rettore che è il vero padrone di casa e quindi assumo questo merito. Allora se ti vedo... No, ma ci sono. Saluto Petra, la ringrazio, ma il saluto finale lo dai tu, la vera padrona di casa sei tu. Allora a nome della scuola di nuovo molte grazie. Noi confesso che abbiamo una piccola chat della scuola con i coordinatori e allora a nome loro durante questo incontro e a nome mio personale è venuta fuori un'idea. Noi stiamo proprio creando un percorso di mentoring per tutti gli allievi. Abbiamo coinvolto già in questo gli ex alunni e vorremmo anche coinvolgere tutti i colleghi dell'Ateneo che hanno dato la disponibilità a fare i tutor. Abbiamo anche in mente di coinvolgere autorevoli studiosi. E allora il primo invito formale che mi sento di fare durante questo incontro è alla professoressa Rudolf perché possa esserci accanto nell'accompagnare questi ragazzi e quindi la disturberemo per chiedere consigli. Con molto piacere. La ringrazio davvero, per noi quindi è un onore e le siamo davvero molto molto grati. Grazie professoressa. Grazie a voi, è stato un grande piacere, una bellissima serata e una interessantissima discussione. Non vedo l'ora di venirvi a trovare di persona. E noi di vederla di persona. Grazie a tutti, siamo stati davvero tanti, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie alla professoressa Grimaldi e a presto. Arrivederci.